Sotto una temperatura rigidissima e grazie al lavoro di un gruppo di volontari di Capistrello, che hanno liberato il campo dall'abbondante nevicata di questi giorni, si gioca la quinta giornata di ritorno del campionato di eccellenza, dove il Capistrello, che viene da un ottimo pareggio in casa del Montorio, affronta il San Salvo, che ha agganciato quest'ultimo al terzo posto in classifica. Partita giocata sottotono da entrambe le squadre, infatti le occasioni si contano sulle dita di una mano. Ma proprio dalla prima di queste occasioni, al quarto d'ora, arriva il gol partita, siglato da Cappelletti, che da un cross della sinistra insacca a porta vuota, anche grazie all'uscita a vuoto di Oca. 10 minuti più tardi, Vernile lancia Stornelli in area di rigore, che non aggancia e si fa anticipare così da Antenucci. 3 minuti più tardi è poi il San Salvo, con Ciurlia a tentare il tiro da fuori, ma non inquadra lo specchio. Al 31esimo Bisegna lancia Micciché, che si allunga il pallone in area di rigore e consente ancora l'uscita a Antenucci. Subito dopo è ancora il San Salvo a rendersi pericoloso col tiro da fuori e la deviazione del difensore per poco non beffa Oca. Al 42esimo Bisegna su calcio di punizione costringe Antenucci in calcio d'angolo. Subito dopo su calcio d'angolo ancora il Capistrello pericoloso con De Meis che spara alto sulla traversa. Passiamo ora con le immagini al secondo tempo. La prima azione è del Capistrello che con Valente si invola sulla fascia sinistra e si libera dell'avversario, dopodiché passa palla a Stornelli che per troppa fretta tira alto sulla traversa. Al 24esimo il Capistrello reclama un calcio di rigore per questo intervento su Evangelista, ma per l'arbitro è tutto a posto. Poi su calcio di punizione il San Salvo impegna Oca che devia in calcio d'angolo. Allo scadere il Capistrello va anche in gol, ma sul cross dalla sinistra la palla era già uscita in fallo laterale. Adesso ascoltiamo i due allenatori. Mister, una partita un po' povera di emozioni e una sconfitta che è arrivata da un piccolo errore difensivo. Sì, hai detto bene, è stata una partita priva di emozioni, cioè giocata secondo me da entrambe le squadre al di sotto delle proprie possibilità. Cioè, per quanto riguarda la mia squadra abbiamo fatto dei passi indietro, abbiamo giocato male e loro però diciamo che per vincere non hanno fatto assolutamente niente, anzi hanno fatto un gioco diciamo proprio di ostruzionismo e proprio a non giocare, quindi assolutamente immeritato. Il risultato era 0-0, proprio una partita molto brutta da vedere. Una partita non molto bella da vedere, comunque 3 punti che vi tengono saldi in classifica nella zona playoff. È vero, una partita non bella, specialmente poi nel secondo tempo, però ripeto, per noi era poi difficile un pochettino nel secondo tempo, ci siamo difesi con ordine, era importante vedere la squadra difendersi, mi fa enormemente piacere quando ci difendiamo in 10, in 11, quando difendiamo un risultato, vuol dire che, ripeto, sarà un po' ripetitivo, vuol dire che il gruppo ci sta, che la squadra ci sta. Nel primo tempo dovevamo fare qualcosa di più, sapevamo che loro facevano un pochettino il fuorigioco un pochettino alto, bisognava usare un po' di più, dovevamo andare dentro, qualche palla non è passata soltanto una palla dove abbiamo fatto male e dovevamo fare qualcosa di più. Ripeto, nel secondo tempo ci siamo difesi con ordine e penso che il risultato sia giusto.